Per la vostra pubblicità provinciale, regionale, nazionale su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate al numero verde 800 30 34 64. Margherita presenta Canzoni sopra le nuvole. Canzoni sopra le nuvole. Le più belle canzoni italiane eseguite da grandi artisti ormai scomparsi. A Canzoni sopra le nuvole oggi ricordiamo Gabriella Ferri. Era il tuo amore, tanto tanto invece il male. Il mio mondo era un deserto di silenzio senza te. Quanto quanto ora mi costa non averti amato poco. Come poco, forse niente, mai saputo amare tu. Tu che ora, ora mi insegni come non si ama più. Ti regalo gli occhi miei, i capelli, la mia bocca, respiro, la mia vita ti regalo, così spero scoprirai che cos'è l'amore, perché tu hai solamente poco poco, forse niente, quanto quanto ora mi costa non averti amato poco, come poco forse niente mai saputo amare tu. Tu che ora, ora mi insegni come non si ama più. Ti regalo gli occhi miei, le mie mani, il mio respiro, la mia vita ti regalo, così spero scoprirai che cos'è l'amore, perché tu hai solamente poco poco, forse niente.
ti regalo gli occhi miei, i capelli, la mia bocca, le mie mani, il mio respiro, la mia vita ti regalo, così spero scoprirai che cos'è, cos'è l'amore. Canzoni sopra le nuvole. Maria Gabriella Ferri è nata a Roma il 18 settembre 1942 ed è stata una cantautrice italiana di musica leggera, nota per le interpretazioni delle canzoni popolari romane e napoletane, oltre che attrice teatrale. I primi spettacoli, basati sul repertorio tradizionale della canzone romanesca, iniziano a Milano, all'Intras Club. Gabriella Ferri alla fine del 1966 approda al Bagaglino di Roma, di cui diventa la cantante ufficiale. Con il brano Ti regalo gli occhi miei raggiunge i vertici delle classifiche in Sud America e la cantante lo incide in lingua spagnola con il titolo Te regalo mis ojos e ottiene altrettanti successi di vendite. La cantante intraprende così un tour nei paesi sudamericani con strepitoso successo, per poi tornare a esibirsi al Bagaglino con Enrico Montesano. Partecipa nel 1969 al Festival di Sanremo. Nel corso degli anni il suo fisico, da magro e sottile che era, si è andato via via irrobustendo e questo nuovo aspetto fa parlare di lei come di una mamma Roma che tiene testa in TV in una trasmissione che è divenuta culto, più volte trasmessa a Claudio Villa. Stornellando i due si dicono le cose peggiori e Gabriella nasce come l'erede di un genere romanesco che non è solo voce, ma anche aspetto. È così che si appropria delle canzoni, vecchie o nuove non importa, che le diano la possibilità di costruire dei veri e propri numeri, quasi delle macchiette, nelle quali però non c'è imitazione dei vecchi artisti napoletani, ma il filtro di una personalità esuberante e irrefrenabile. Negli anni 70 aumentano le sue apparizioni in televisione. La Ferri diventa inoltre conduttrice televisiva e interprete di due famosi varietà, Dove sta Zazà e Mazza Bubù, entrambi diretti da Antonello Falqui e scritti da Pierfrancesco Pincitore, in cui dimostra anche le sue doti di intrattenitrice, al fianco di comici come Enrico Montesano e Pippo Franco. Nel 1998 il ritiro definitivo dalle scene, anche a causa di ricadute nella grave depressione che la tormentava a fasi alterne da anni. Gabriella Ferri è morta il 3 aprile del 2004 a Crociano, in provincia di Viterbo, all'età di 62 anni. Ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente, tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai, tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Nessuno canta più. Tanto
così bello anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole. Oggi abbiamo ricordato Gabriella Ferri. Questa è Radio Margherita, musica italiana. Sono le ore 19:26.